Benvenuti, benvenuti in un nuovo video. Oggi video sui prodotti terminati il mese di febbraio. Non sono tantissimi, anche perché ho un po' di cose, tanto così dalla fine, ma le vedrete nei prodotti finiti di marzo, purtroppo. Sulle labbra un semplice lip gloss di Bottega Verde che avete già visto, quindi non farlo rivedere. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando di fianco la campanella così vi arriva la notifica quando esce il mio nuovo video. Se vi piace questo video e volete vederne gli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate, se volete seguitemi anche su Instagram se ancora non lo fate. Se mi vedete un po' incriccata, sì, lo sono, ho il collo mezzo bloccato di qua. Quindi a far così mi fa male. Però bando alle ciance, passiamo, se no non finiamo più. Allora, terminata. Intanto tolgo anche le cose all'interno perché picco dentro tutto. Il cestino solito è qua. Ho tolto qualcosa per farvela vedere e niente. Terminata la confezione di veline. Queste qua sono della Kleenex. 99 centesimi a DDM. Sono piaciute. Buone, ho di là un'altra confezione grigia, bella anche il packaging, bello anche il packaging. Piaciute, morbide, non si sfaldavano, ottime. Queste sono tre veli, quindi buone, potrei anche riacquistarle. Poi, terminati i soliti assorbenti, un pacchetto di Lines Idea Ultra, quelli notte, e un pacchetto Lines Seta Ultra. Non c'è petolo blu, questo giro, però ho terminato questi. Mi piacciono, non mi dilungo, mi piacciono, non mi irritano, non si sfaldano, sono ottimi. Allora, quelli di Seta Ultra, 1,50 acqua e sapone. Gli altri li potete trovare in offerta, sempre da acqua e sapone, a 0,75 centesimi quando li mettono. E io mi ci trovo benissimo con tutti e due. Poi, c'è sempre la penna. Terminata una confezione di dischetti piccoli di Primark, pagati 0,75 centesimi, questi sono 120, mi piacciono, non si sfaldano, non lasciano pelucchi, mi piacciono anche di più di quelli grandi. Devo dire la verità, si vede che hanno riformulato quelli grandi e quelli grandi si sfaldano un pochettino, invece questi ottimi. Poi abbiamo terminato un detergente in intimo. Questo qua che avete già visto in varie fragranze, però ok, di Dermomed, pH 5.5, questo è senza parabeni e DTA, PEG e silicone, questo era alla mimosa, Contains Deo Plus Complex, c'è scritto due volte. È stato microbiologicamente, clinicamente, beh, questo qua 300 ml, buono, non è irritato, lavava bene, profumazione delicata, fiorita, di mimosa, buono, piaciuto, 99 centesimi da risparmio a casa, vedete che li compriamo spesso. Dico terminato perché lo utilizzo con mia mamma in bagno e quindi... Per non utilizzare io una cosa e un'altra, ce l'abbiamo sul bidet e lo utilizziamo tutti e due. Poi passiamo al viso. Scusate, ho terminato due struccanti occhi. Questo ce l'avevo a Brescia, questo a casa. Ho terminato la terza, quarta confezione di questo qua, struccanti occhi di Vrochet, il Pure Bleuet, struccante dedicato occhi sensibili, vero, con fior d'aliso di agricoltura biologica, 200 ml, è testato dermatologicamente e senza coloranti, profumi, oli minerali e parabeni, ottimo. Stradatto agli occhi sensibili che si irritano, che vi bruciano, ottimo, proprio davvero delicato, struccati, tutto buono, io mi ci trovo bene. Costa 7,95 € costicchia, però è buono e fa il suo lavoro. Terminato anche questo,
del marchio Dermacol, no, sì, Dermacol, sì, Sensitive. Questo l'avevo acquistato su Notino, sul sito di Notino, a 4,50 euro, 150 ml, buono, mi è piaciuto anche questo, davvero delicato e davvero adatto agli occhi sensibili. Questo potrei anche riacquistarlo. Sa un po' di alcol, però non brucia sugli occhi, devo dirvi la verità. Buono. Poi, sempre viso, ho terminato lo scrub viso di Organi Shop. Questo qua era al aiuto, ginger e ciliegia, buonissimo, stradelicato. Una profumazione dolce, sì, dolce, completamente terminato, eh? Molto dolce, buono, 75 ml, me l'aveva regalato mia cugina questo, davvero buono, delicato sulla pelle, scrubava bene, vi toglieva le cellule morte, consistenza in crema, con tanti microgranuli, ma non, cioè, delicati, ecco, non aggressivi sulla pelle. Quindi devo dire che adatto un po' a tutti i tipi di pelle. Ottimo. Scrub pulente per il viso, qua c'è scritto. Davvero buono. Una o due volte a settimana lo utilizzavo, è fantastico. Poi passiamo al corpo. Sì. Sì, perché ho anche quasi terminato. Allora, ho terminato questa acqua profumata per il corpo Célébré di Avon. Piaciuta, buona, una buona acqua per il corpo. Profumazione fiorita, dolcina fiorita, devo dire, dolce ma fiorita. Buona, piaciuta. Durava non tantissimo, 2 o 3 ore sul mio corpo. Mi è piaciuta questa, mi era stata regalata. Buona. Potrei anche magari farci un pensiero. Poi, corpo. Allora, terminato, abbiamo terminato questo bagno doccia di Terrosori d'Oriente. Questo era al tè verde matcha. Questi sono senza coloranti, oli minerali, parabeni e siliconi, non parabeni. 250 ml, ci piacciono. A me e Lorenzo ci piacciono questi. Questo era fresco. Una promozione? Sì, fresca. Magari più adatta agli uomini, però mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto. Preferisco altre profumazioni, però buono. Io mi ci trovo bene, lavoro bene, sono in crema, profumano, mi piacciono. Questo l'avevamo comprato, acquistato da Acqua e Sapone in super offerta a 1,25 euro. Ecco, quando li troviamo così a poco, tra virgolette, ne facciamo scorta perché ci piacciono davvero tanto. Vado a cancellare sempre. Terminati anche i sali da bagno di Balea. Questi qua sono a profumo di melograno e arancia, buonissimi. Hanno profumazione super buona, sono 80 grammi, li potete trovare appunto da DM a 89 centesimi. Buoni, buoni, buoni. Profumano l'acqua, la colorano un po' di rosa e per una coccola in più mentre fate il bagno, devo dire che sono buoni. Sono questi qua. Buoni, buoni. C'ho un po' di tosse, scusatemi. Non è Covid perché ho fatto un tampone prima, ma ho un po' di tosse. Terminato anche questo mega barattolone di scrub di Organi Shop, non è un video sponsorizzato Organi Shop, ma c'erano dentro un po' di cose di Organi Shop. Erano 450 ml. Questo è un gelato ai frutti d'estate, crema peeling detergente per il corpo. Buono, piaciuto, mega barattolone, profumazione sì, estiva di frutta, molto fruttato. Aveva anche all'interno dei pezzettini di tipo fragola, lampone, mora, eccetera, eccetera. Buoni, buono, mi è piaciuto, scrubava bene, toglieva bene le cellule morte, lasciava la pelle bella morbida,
Buono, potrei anche riacquistarlo. L'avevo acquistato a 6,90 euro su Notino, quindi devo dire anche rapporto qualità-prezzo ottimo. Poi, ho terminato un mini bagno doccia, questo qua, della linea Christmas Beauty del marchio Bellezze Bio Montalto. Al profumo di panettone, questo l'avevo trovato nella giara natalizia che fanno sul sito il giardino di Arianna l'anno scorso, cioè non 2021 ma 2020. Buono, mi è piaciuto, aveva dei micro aveva tipo dei brillantini all'interno, ma poi sul corpo non li lasciava. Profumazione sa di canditi, di panettone canditi, buono, piaciuto, carino come bagno doccia. Passiamo ai capelli. Allora, ho terminato uno shampoo e un balsamo. Ho terminato lo shampoo, questo qua, di Esa Bondex, che avevate visto anche il trattamento per il cuoio capelluto. Questo è uno shampoo purificante, giusto? Sì. E sebo regolatore, appunto adatto a capelli grassi, consistenza in gel, erano 250 ml di prodotto. Mi è piaciuto, teneva abbastanza puliti i capelli, ma non quel giorno in più. Ecco, buono, potrei anche riacquistarlo, ma non è dei miei preferiti, devo dire la verità. Quindi mi è piaciuto, l'ho provato, sì. Tiene a bada i capelli grassi, non li appesantisce, li pulisce, li purifica, ecco, però non è uno dei migliori. Comprato su Abibi a 16,50 euro, quindi costicchia anche questo, però. Terminato il balsamo, questo qua di Biolis Natur. Aloe vera, balsamo riequilibrante con 98% di ingredienti di origine naturale. Questo è senza parabeni, siliconi, oli minerali, petrolio, no, paraffina, tiazzolinoni, SLS, SLS, coloranti sintetici, editi A, retinolo, derivanti dagli animali. Acrilati, vabbè, non contiene schifezze, insomma, 250 ml di prodotto, conteneva olio di nocciole, di mandorle e di oliva, appunto con il 98% di acqua purificata e ingredienti di derivazione vegetale. Sì. Buono, mi è piaciuto, non appesantiva i capelli, li districava, adatto a capelli grassi, devo dire la verità, sì. Purificante, buono, riequilibrante, ecco. Mi è piaciuto, potrei anche riacquistarlo. Acquistato da Tigotà a 3,19 euro. Passiamo alle maschere, che sono due, tre. Allora, ho terminato la confezione di questa che avete visto nel mese precedente, del marchio Happy Vita, la Seal Lavender, maschera alla lavanda del mare. Aspetta. Sì, maschera lavanda mare, qualcosa del genere. È idratante, è vero. Molto idratante come maschera, buona, mi è piaciuta, potrei riacquistarla. L'avevo acquistata a 2,80 euro su Top Farmacia, buona, mi è piaciuta. Poi, terminata questa qua di Milanesi. Questa è una maschera vitaminica, elasticizzante e rigenerante. Trovate in una beauty box, buona, mi è piaciuta. Questa l'avevo già fatta, è davvero compattante e idratante come maschera, buona, buona, buona. È terminata anche questa del marchio Lache,
Lace, non so, Beauty, non so come si dica, è una maschera riequilibrante viso alla torba. Lascia il viso purificato, idratato e sentite un leggero pizzicore quando andate a stenderla e lasciarla in posa. Però mi è piaciuta tanto. Buona, 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 buona. Allora, realizzata col 20% di torba dalla Finlandia, levigante e astringente. Il compresso G più GG di acquaporine che dona un boost di idratazione, come vi ho detto, e l'attivo Ever Matte che opacizza e affina il grano della pelle. La formula si completa con attivi lenitivi ed emollienti che mantengono in equilibrio il microbiota cutaneo. Buona, questa qua mi è piaciuta. Dovete tenerla su anche 15-20 minuti. Io l'ho tenuta su 15 minuti mentre mi lavavo, dovete utilizzare tutto, questo qua era il quantitativo. C'è scritto di utilizzarlo tutto, anche questo trovato in una beauty box, potete vedere, sì, più o meno è uscita tutta, l'ha utilizzata anche Lorenzo, l'ha finita praticamente lui. Buona, potrei anche vedere quanto costa e acquistarla. Mi è piaciuta. Anche questa, ve l'ho detto, in una beauty box l'ho trovata. Passiamo ai campioncini, vi ho detto che era breve come video. Allora, ho terminato una mini taglia di questo scrub purificante di Phytophilos, trovato in una beauty box appunto, buono. Strapiaciuto, adatto a capelli grassi con forfora, vi purifica il cuoio capelluto, ve lo pulisce. Ve lo mantiene più pulito, vi tiene i capelli più puliti, buono, davvero buono. Questo sono già andata a vedere sul sito per acquistarlo. Contiene ortica, lavanda e rosmarino. Sì, è sempre equilibrante, è davvero ottimo come scrub, buono, buono. Poi ho fatto il gommage per il viso con Bois de Panama e olio di crusca di riso dell'erborario, trattamento speciale per pulizia accurata, strapiaciuto, un gommage delicato, idratante ed esfoliante, ottimo. Poi ho terminato un campioncino del profumo Pesca Nettarina di Bottega Verde. No, no, a me non. Allora, mi piace la pesca come frutto, ma non mi piace tipo il tè alla pesca, l'estate alla pesca. Il profumo di pesca non mi piace, mi fa venire la nausea. Quindi l'ho utilizzato perché comunque non sa tantissimo di pesca, ma no, cioè, normale campioncino. Poi, sempre dello stesso marchio della maschera di prima, Lace Beauty, non so. Della linea Lizzy, la crema detergente struccante che avete già visto, il campioncino. Buono, a me piace come detergente, deterge bene, strucca anche. Questo è anche testato al nickel. Buono, potrei anche questo farci un piccolo pensiero. Niente, questi qua sono stati i pochi prodotti terminati dal mese. Fatemi sapere voi giù con un commentino cosa avete provato, cosa avete terminato e cosa avete provato, cosa state provando. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!